Ben ritrovati da Roberta Sias con una nuova puntata di sfide quotidiane. Come ogni settimana parliamo dell'emergenza coronavirus guardando soprattutto ai riflessi, alle varie ricadute nei vari campi, in particolare sull'economia italiana e di questo che parleremo oggi, una emergenza sanitaria ma un'emergenza anche che ormai si è trasformata in una crisi sociale. A confermarlo ci sono dei dati documentati anche dalla Fondazione del Banco Alimentare. Un lusso che, pensate, riporta che negli ultimi mesi in cui si è scatenata proprio diciamo, la pandemia, il numero di richieste di aiuto alimentare è aumentato del 40% su tutto il territorio nazionale, del 70% in particolare nelle regioni del sud. Dati che non sono nuovi, che sono stati anche confermati da altre associazioni, come per esempio la stessa Caritas, che durante i mesi di picco dalla pandemia da marzo a maggio ha dovuto assistere, pensate, circa 400. 50.000 persone di cui il 61,6% sono famiglie italiane, famiglie che stanno chiedendo aiuto, che per la prima volta chiedono aiuto anche al Banco Alimentare ed è così che l'emergenza sanitaria si trasforma in un'emergenza alimentare Italia, così è il nome della campagna, appunto fondi che è stata lanciata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che è la povertà alimentare ma anche andare in qualche modo modo ad accogliere tutte le richieste di aiuto che stanno arrivando e che purtroppo sono anche destinate a salire perché lo sappiamo benissimo che i, le ricadute comunque che la crisi da coronavirus sta avendo dovremmo aspettarcele anche per più mesi quindi insomma una vera e propria crisi economica e io voglio mostrarvi un attimo un servizio realizzato proprio dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus che ha fotografato bene la situazione di nuovi poveri in Italia e anche il tentativo di cercare di dare aiuto ai più Bisognosi, rindirizzando quella che è la spesa e lo spreco, soprattutto alimentare, nella grande distribuzione. Guardate con noi. Ci hanno appena donato un camion pieno di yogurt, piadine, affettati e li abbiamo dati a un centinaio di persone. Tutti gli sforzi vengono ripagati dai sorrisi di tantissime persone che passano di qui tutti i giorni. Io ho in mente ancora la voce della signora che mi ha chiamato poco fa per dirmi: aiutatemi, ho fame. Aiuta ora Banco Alimentare. Telefona o invia un sms al 45582 per aiutare chi è nel bisogno. Italia, ne parliamo direttamente con il presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, che è qui in collegamento Skype con noi, Giovanni Bruno. Benvenuto, presidente. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ecco Presidente, una moltitudine di persone che chiede aiuto voi state continuando l'opera che comunque portate avanti da diverso tempo di cercare anche di rinderezzare come abbiamo detto insomma il, lo spreco alimentare abbiamo avuto anche dei dati proprio oggi riguardo allo spreco alimentare nella grande distribuzione, ma prima di affrontare questo tema che è abbastanza attuale io vorrei citare un altro dato abbiamo, abbiamo dato i dati comunque delle persone che chiedono aiuto ma quello che stupisce è che secondo i dati proprio dell'organismo anche dell'ACEI il 34% è rappresentato da nuovi poveri chi sono i nuovi poveri che stanno chiedendo aiuto e come avete seguito anche questa situazione? Sì questa è una, una realtà particolarmente eh, problematica e particolarmente anche difficile da affrontare perché i nuovi poveri sono tutti coloro che eh, normalmente si ha in mente il sommerso e basta, ma non è così. Eh, ci sono tantissime persone che vivevano del loro lavoro quotidiano, che vivevano eh, del, nel giorno a giorno eh, procacciandosi eh, il, il, di, che, di che mantenere la famiglia, artigiani, eh, professionisti. Proprio un'oretta fa mi ha chiamato un amico dicendomi che doveva... Era impegnato ad aiutare la figlia perché il genero eh, pilota d'aereo eh, era da mesi, ormai da quattro mesi, che non prendeva soldi all'estero, non in Italia. Eh, ecco, per dire, sono, sono tantissime, sono le persone che... Eh, ovviamente eh, fanno anche più fatica a chiedere perché, oltre al disagio, eh, alla difficoltà eh, della, della mancanza di denaro, c'è la grossa fatica, il, eh, come dire, l'umiliazione per tanti di, di dover ricorrere all'aiuto di terzi. Non è così semplice chiedere. Assolutamente accompagna questo contesto, oppure appunto come ha ben sottolineato il presidente, la difficoltà nel chiedere aiuto, perché è una situazione eh, del tutto comunque anche eccezionale che stiamo vivendo tantissime eh, persone, vorrei citare altri dati, il 70% delle famiglie più fragili ha anche visto cambiare proprio la, la propria disponibilità economica e eh, il 63,9% ha ridotto l'acquisto di beni alimentari. È un, una situazione drammatica che per però, come avete anche sottolineato voi con la vostra opera, abbiamo visto anche nel, nello stesso spot, è una situazione che purtroppo è destinata anche a precipitare, cioè ad aumentare, perché ci sarà sempre una richiesta maggiore di aiuto. Certo, questo purtroppo è l'attesa, è l'aspettativa. Eh, anche su solo 24 ore, lunedì, mi pare c'era un sondaggio, un articolo che eh, spiegava come alla fine d'agosto un terzo degli italiani avrà esaurito risparmi personali. Eh, questo la dice lunga sul, sul come tanti, tanti ancora stanno tenendo, eh, dando fondo alle proprie risorse. Eh, le file. Le file ai banchi dei pegni credo che siano eh, anche quelle un colpo al cuore, es esattamente come le file dei camion dell'esercito che lasciavano Bergamo qualche mese fa. Eh, vuol dire che, eh, che ci sono tante persone che stanno eh, come si usa dire, raschiando il fondo del barile. E questo vuol dire che saranno tante persone che alla ripresa di settembre, ammesso che si potrà parlare di ripresa, ma per usare il linguaggio, eh, co come dire, corrente e eh, usuale, alla ripresa di settembre saranno in tanti che eh, sicuramente butseranno alle porte del, dei centri d'ascolto della Caritas alle porte delle 7.500 che erano e sono già diventate 8.000 le strutture caritative accreditate con il Banco Alimentare e, e quindi l'impegno che da 31 anni il Banco Alimentare sta portando avanti e che non si è fermato neanche nella circostanza eh, dell'emergenza sanitaria. Sarà dovrà essere ancora maggiore, richiederà uno sforzo grande da parte di tutti e quindi uno sforzo di tanto di tanti tipi. Eh, per questo anche che è stata lanciata la campagna eh, Emergenza Alimentare Italia con una raccolta fondi perché, come diciamo sempre, il cibo non si muove da solo e quindi va raccolto, consegnato, stoccato, diviso, distribuito alle persone che, che poi sono in fila davanti ai, ai punti di distribuzione. La tendenza, l'abbiamo detto all'inizio, della povertà alimentare va di pari passo con un'altra tendenza che è quello dello spreco alimentare. La stessa Fondazione Banco Alimentare Unnus da anni cerca in qualche modo di svolgere un'attività di recupero e di ridistribuzione dell'eccedenza alimentare proprio nei confronti dei più bisognosi. Ma facendo una domanda quasi scontata, ma com'è possibile che da una parte oggi arriviamo l'ultima informazione a un'eccedenza proprio di spreco, eccedenza alimentare nella la grande distribuzione e dall'altra parte c'è gente insomma che muore di fame beh questa è una è una delle tante contraddizioni del nostro mondo eh, della, del, della nostra società in parte eh, ineliminabile e anche giustamente da un certo punto di vista ineliminabile eh, io faccio sempre l'esempio eh, se se avessimo avuto qualche eccedenza di mascherine in più eh, a, 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 gen, a febbraio probabilmente sarebbe, sta, saremmo stati tutti molto più contenti. Eh, da che cosa si generano le eccedenze? Le eccedenze si generano nella, nella filiera eh, per molteplici motivi. Eh, quello che noi da 30 anni e del motivo per cui il banco il, la mission proprio del banco alimentare eh, è stata proprio questa eh, fin, da, fin da subito fin dall'inizio eh, anche perché non dimentichiamoci che una grossa spinta alla nascita del banco alimentare o meglio alla, era, già, era appena nato al, alla crescita del banco iniziale del banco alimentare eh, è arrivata da, da, da un industriale che vedeva affossati della Star che vedeva le eccedenze della sua azienda buttate e, e soffriva per questa, per questa appunto contraddizione. I motivi sono tanti: campagne non riuscite, eh, errori di etichettatura, ormai bastano gli errori eh, di, anche di, di, di colore delle etichette che, che non sono esattamente uguali. E per cui i costi per cambiare sarebbero più alti che non eliminare, eccetera. Quindi il problema non sono tanto le eccedenze che mm. eh, in questo mondo è, è, è quasi fisiologico che ci siano, è che tutto questo non diventi spreco, ma venga riutilizzato a fini sociali. In questi 30 anni tanto è stato fatto, tanto è cresciuta la sensibilità delle aziende in questo. E tanto eh, il banco alimentare è passato nella concezione di tante aziende da un ente a cui fare un po' di carità, eh, quasi non dicendolo perché l'eccedenza poteva sembrare inefficienza, a, una, a un partner che eh, in qualche modo risolve risolve un problema e eh, entra eh, a pieno titolo nel, 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 nel processo di produzione, di distribuzione, di vendita. Proprio oggi in Veneto, se non sbaglio, è stato attivato il cookie safe food, giusto? Sì, 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 esattamente, ma sono, sono cose che, che si susseguono, che, che si ripetono nel tempo. Eh, tanto recuperato avviene appunto nei punti vendita della grande distribuzione e tanto, a parte questi mesi ovviamente, del recuperato eh, è avvenuto eh, anche nella catena delle del, catene della, della ristorazione eh, aziendale ristorazione scolastica nelle grandi mense insomma certo questo in questi ultimi mesi non ha potuto avvenire è avvenuto all'inizio perché con il blocco tutte queste catene si sono ritrovate con anche lì delle eccedenze impreviste perché hanno dovuto chiudere e quindi eh, in tantissimi casi siamo stati chiamati proprio eh, per, eh, per poter raccogliere e distribuire quanto per loro era in eccesso. E magari a più riprese, perché speravano che potessero riaprire e quindi quello che non era prossimo alla scadenza lo conservavano, ma poi passava un mese e ci richiamavano. Assolutamente. In questa emergenza alimentare purtroppo a rischio ci sono un milione di bambini che rischiano insomma di scivolare da una povertà relativa a una povertà assoluta. È un dato abbastanza allarmante anche questo. Assolutamente. Questo è un dato preoccupante. Eh, abbiamo lanciato più volte campagne e iniziative eh, a favore dei minori, ripeto, indipendentemente da questa emergenza negli ultimi anni. Proprio perché eh, non siamo noi a dirlo, ma sono i medici, gli scienziati che ci dicono quanto importante sia eh, una non solo sufficiente ma anche adeguata alimentazione per lo sviluppo eh, della persona, ma anche delle capacità cognitive, della, della, della capacità di apprendimento, di concentrazione, eccetera. Mi dicevano eh, alcuni protagonisti di, di una campagna chiusa eh, recentemente proprio a, a, con raccolta di cibo per, per bambini, eh, specifica e mirata, eh, che è stimato che una vicenda, alcuni studi in America hanno stimato una possibilità di potenzialità di ritardo eh, nei prossimi dieci anni eh, di tutte le realtà, i paesi che saranno stati maggiormente colpiti eh, dalla, proprio dalla, dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. È un qualcosa con cui senza dubbio anche il nostro Paese infatti dovrà fare i conti e cercare in qualche modo di fare anche delle leggi, insomma, più magari... Insomma sicure anche per la ridistribuzione comunque proprio delle eccedenze alimentari visto che come ha ben sottolineato è un problema importante che potrebbe comunque aiutare a, a, soprattutto a far uscire anche questi bambini queste famiglie dalla povertà assoluta perché ormai si sta parlando di povertà comunque assoluta visto che la crisi economica la stiamo guardando anche uh, comunque in vista in, dopo i tre anni insomma è abbastanza importante guardare anche al futuro e se lo scenario è negativo è importante agire in questo momento voglio ricordare che siamo in chiusura eh, il numero naturalmente della campagna che sarà attiva fino al 5 luglio vediamo un attimo anche il sito che abbiamo fatto uno scroll proprio della campagna dell'emergenza alimentare italia lo vuole ricordare lei presidente il, il numero 45582 fino al 5 di luglio è possibile donare 2 euro io sottolineo sempre c'è necessità e c'è bisogno eh, del contributo di tutti e che anche due euro sono importantissimi. Di solito uso questa immagine. Eh, un bel mosaico eh, è fatto da tessere piccole eh, perché ogni, in questo, solo in questo modo si possono apprezzare tutte le sfumature, realizzare tutte le sfumature. Per cui non sembri poco. Eh, a volte qualcuno scrive dicendo: Ma io non posso, io posso soltanto eh, un euro, due euro, tre euro. Eh, è, importantissimo, è importantissimo il coinvolgimento di tutti per quello che ognuno naturalmente può, secondo le proprie disponibilità e possibilità. Anche quel piccolo contributo aiuta comunque la rete della solidarietà. Questo penso sia il messaggio più bello da poter mandare. Ognuno naturalmente con quello che può fare può aiutare sicuramente gli altri, perché d'altronde se non, si, non ci si dà una mano, una sfida quotidiana, d'altronde non si può insomma eh, vincere, per riprendere un po' il titolo del programma. Io la ringrazio Presidente per la sua disponibilità, per i dati Grazie. e anche la situazione che ci ha raccontato. Grazie a voi. Grazie. Grazie di tutto. Buon lavoro. Buon lavoro a lei Presidente e buon lavoro anche a tutta la Fondazione Banco Alimentare Onlus per... L'opera che porta avanti quotidianamente insieme a tantissime altre eh, associazioni, ricordiamo il Gruppo Vicenziano, ricordiamo la Caritas, ricordiamo insomma le tante associazioni che ogni giorno portano avanti una battaglia. Non bisogna vergognarsi anche di quel poco che si ha e quindi se avete bisogno di aiuto chiedetelo perché l'umiltà è un valore fondamentale e anche quando si ha bisogno di aiuto una per, ci sarà sempre una persona che magari appunto riuscirà a darvelo. Per il momento è tutto, io chiudo la puntata così di sfide quotidiane, ricordando l'appuntamento però al prossimo lunedì, sempre alle 16.05, ancora una volta insieme, ancora una volta a Raccontare l'Italia con l'informazione quotidiana su Cusano Italia TV. Un saluto da Roberta Sias.